Presentato a Palazzo Giustiniani il libro La stella e lo scettro di Emanuel Navon, politologo, scrittore israeliano che ricostruisce oltre 70 anni di diplomazia israeliana. Con lui abbiamo parlato dell'attacco del 7 ottobre di Hamas, delle responsabilità politiche in Israele e del ruolo del Qatar nella trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani. L'intervista è di Cristina Prezioso, poi ci rivediamo alle 20 per il TG Liss. So it's a huge, intelligence failure. È stato un enorme fallimento di intelligence da parte di Israele e subito dopo la guerra verrà istituita una commissione nazionale di inchiesta per scoprire esattamente come si sia potuto verificare un tale fallimento. In generale posso dire che l'intera concezione strategica secondo cui era possibile proteggere Israele a sud soltanto con una sofisticata barriera e dando incentivi economici ad Hamas attraverso il Qatar è fallita e si è sgretolata. Naturalmente, dopo la guerra, ci sarà una nuova, direi, strategia per la striscia di Gaza, ma dobbiamo anche capire che l'intera leadership politica di Israele sarà spazzata via. Il Qatar sta svolgendo un ruolo nei negoziati per la liberazione degli ostaggi, è vero, il che significa che in questo momento è un attore necessario per quanto riguarda i negoziati e il tentativo di liberare gli ostaggi. Questo però è perché manca una scelta migliore. Il Qatar ha un'influenza su Hamas. Il Qatar finanzia Hamas da molti anni. È quindi inevitabile trattare con il Qatar in questo momento per cercare di liberare il maggior numero possibile di ostaggi. Ma ciò non significa che dopo la guerra al Qatar sarà permesso di essere nuovamente coinvolto finanziariamente nella striscia di Gaza, perché quei soldi vanno ad Hamas, vanno all'equipaggiamento militare, cosa che non può essere permessa di nuovo. Insomma, il fatto che il Qatar sia un partner necessario per la negoziazione degli ostaggi non significa che dopo la guerra al Qatar sarà permesso di essere nuovamente un attore nella striscia di Gaza.